Domenica 3 dicembre il cuore storico di Mussomeli ha pulsato di vita e passato grazie all'evento Medieval Trail che ha visto protagonista circa 300 atleti provenienti da tutta la Sicilia in gare di sport medievali e roaming. L'associazione Amici della Mountain Bike ha saputo organizzare un evento di largo respiro, riuscendo a catturare l'attenzione di residenti e tantissimi visitatori provenienti da svariate parti della Sicilia, nonché coinvolgendo enti sportivi e diverse associazioni e realtà del territorio, in particolar modo l'Istituto Scolastico Virgilio, che ha reso ancora più speciale l'evento, grazie all'impegno e alle competenze dimostrate dai suoi studenti. Gli studenti dell'Istituto Scolastico Virgilio sono stati una parte attiva e fondamentale dell'evento, dimostrando una dedizione eccezionale nell'organizzazione e nella esecuzione delle attività legate al Medieval Trail. La scuola ha svolto un ruolo chiave nel portare avanti la tradizione e nel coinvolgere la comunità locale in un viaggio affascinante tra storia e cultura, anche gastronomica. I ragazzi degli indirizzi liceali, guidati da un corpo docente altamente motivato, hanno reso omaggio alla storia e alla cultura medievale del castello di Mussomeli, ripercorrendo le vicende delle nobili famiglie dai Manfredi ai Lanza, attraverso una serie di performance e rappresentazioni coinvolgenti, i ragazzi hanno fatto vivere ai visitatori sullo sfondo della gara degli atleti momenti di vita quotidiana medievale all'interno del castello. Momenti di profonda emozione sono stati vissuti dall'audience rapita dalla bravura dei ragazzi attraverso il racconto, l'attualizzazione, nonché la rappresentazione in costume di vicende salienti, tra cui le conseguenze della tremenda scelta del principe Federico, fratello geloso, che murò le sue tre sorelle in una stanzetta prima di partire per la guerra, e la crudele uccisione della baronessa di Carini per mano del padre, Don Cesare Lanza, signore del castello di Mussomeli, a partire dal 1549. Molto attivi anche alcuni gruppi di ragazzi che hanno intervistato i turisti e registrato molto entusiasmo per tutta la manifestazione. Ciò che rende il contributo degli studenti dell'Istituto Scolastico Virgilio ancora più notevole è la loro abilità nel mostrare competenze straordinarie.
dalle abilità artistiche a quelle organizzative. Gli studenti hanno dimostrato di essere veri talenti in ogni aspetto dell'evento. I ragazzi dell'indirizzo alberghiero, coadiuvati dagli studenti dell'agrario, seguiti da docenti competenti e disponibili, hanno deliziato atleti e visitatori con le specialità prodotte nelle cucine e nel laboratorio agroalimentare dell'istituto, facendo degustare squisite bruschette realizzate dalle loro stesse mani con prodotti a chilometro zero, fino a dar vita al paste a parti, giocando con le parole paste, passato in inglese, e pasta. I ragazzi di accoglienza e sala, con grande professionalità, hanno accolto e accompagnato i visitatori, proponendo possibili itinerari storici per conoscere meglio il territorio di Mussomeli e le sue specialità enogastronomiche. Nel pomeriggio, al momento della premiazione, il liceale e il gruppo dei novenari di Mussomeli hanno fatto emozionare i numerosi atleti e partecipanti all'evento, facendo rivivere l'antico Natale con poesie e melodie tradizionali, cantando anche la novena e la ninareggia mussomelese. L'impegno degli studenti è stato particolarmente lodato dalla comunità locale, che ha riconosciuto il valore aggiunto che l'istituto scolastico Virgilio ha portato a questo evento regionale. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza di coinvolgere la giovane generazione nella conservazione e nella promozione della storia locale e del territorio. Il dirigente scolastico del Virgilio, il dottore Vincenzo Maggio, ha espresso grande soddisfazione per il successo degli studenti, evidenziando come questo tipo di partecipazione attiva non solo arricchisce l'esperienza educativa degli studenti, ma contribuisce anche alla costruzione di una comunità più coesa e consapevole della propria storia. In conclusione, l'evento Medieval Trail a Mussomeli non è stato solo un tuffo nel passato, ma anche un'opportunità per gli studenti dell'istituto scolastico Virgilio di brillare e dimostrare anche questa volta al di fuori del contesto scolastico le loro straordinarie competenze. Questa collaborazione tra la scuola e la comunità ha creato un evento memorabile. Saprai che sono stata io.
però il passaggio degli antichi, ed è per questo si ritiene che è una sala dove Dame e Angeli passavano la quotidianità. La sala in cui risponderemo è differente dagli altri, perché presenta un soffitto particolare caratterizzato da una doppia volta a crociera poggiata su dei pilastri. Inoltre, la presenza di un servizio teorico nella parete sud ci fa credere che dovesse trattarsi della camera da letto. Qui ci piace rievocare la leggenda, l'antichissima leggenda della pelle smeralda e del marito, lo spagnolo Guiscardo della Portes, il quale fantasma si dice si aggira ancora tra le stanze di questo castello. Ma chi era Guiscardo? Marito della pelle smeralda, lascia la Sicilia con l'esercito di Re Mantenolino per sedare la rivolta di Andrea Chiaramonte. Desideroso di vedere il castello di Manfreda, antico nome di Bussomeli, il soldato lascia la città di Palermo, ma durante il viaggio venne attaccato dai soldati di Re Mantenolino. Qui giusto no, innamorato di Smeralda, ma da lei rifiutato. Quest'ultimo ordinò la morte di Guiscardo, il quale prima di morire imprecò contro Dio e per questo venne condannato a pagare sulla terra. Accomodatevi dentro la camera da letto, dove troverete qui. È una sala dell'interno della Presidente, sia per dimensioni che per caratteristiche architettoniche. È qui che si svolgeva il passatempo degli antichi, ed è per questo si ritiene che è una sala dove Dame e Angeli passavano la quotidianità. La sala in cui risponderemo è differente dagli altri, perché presenta un soffitto particolare caratterizzato da una doppia volta a crociera poggiata su dei pilastri. Inoltre, la presenza di un servizio teorico nella parete sud ci fa credere che dovesse trattarsi della camera da letto. Qui ci piace rievocare la leggenda, l'antichissima leggenda della pelle smeralda e del marito, lo spagnolo Guiscardo della Portes, il quale fantasma si dice si aggira ancora tra le stanze di questo castello. Ma chi era Guiscardo? Marito della pelle smeralda, lascia la Sicilia con l'esercito di Re Mantenolino per sedare la rivolta di Andrea Chiaramonte. Desideroso di vedere il castello di Manfreda, antico nome di Bussomeli, il soldato lascia la città di Palermo, ma durante il viaggio venne attaccato dai soldati di Re Mantenolino. Qui giusto no, innamorato di Smeralda, ma da lei rifiutato. Quest'ultimo ordinò la morte di Guiscardo, il quale prima di morire imprecò contro Dio e per questo venne condannato a pagare sulla terra. Accomodatevi dentro la camera da letto, dove troverete Guiscardo. Però ancora oggi il delitto è avvolto nel mistero. Infatti, se il vero motivo fu l'adulterio, perché la donna fu uccisa dal padre e non dal marito? La storia ha affascinato i cantori popolari e nella cornice della natura siciliana, a tratti solare e scintillante, a tratti cupa e notturna, si muovono i personaggi dell'amaro caso della baronessa di Carini. 03 Piange, si riposa. A Carini c'è lo lutto, tranne il caso. Attorno allo castello di Carini ci passa e spassa non più cavaliere. L'uvernagallo, di sangue gentile, che della gioventù l'onore te. Amore, che mi tena a tuo comando, onne mi porti tu c'è amore. La media città va di divangire, anima senza vesti e senza velo. La media città di Seratini, povera baronessa di Carini. Ora per lo chiaro gira un cavaliere, capo un cavallo che vola senza. Ora, de notte, con un mandolero, sentete la sua voce a lui ardere. Vuole scansare la voce sul panne, e a tutte queste premure non la risponde. Dritto, dove c'è la campana? La luce potente fiamma, la barbossa, e tutte si confonde. Ci dice la ragione, lascia stare, ma un cuore non si può comandare, che la ragione ave poco valore. Sopra ogni cosa domina l'amore. Lo mondo è fatto di mediose ingrate, e lo fatto ce lo contano allo padre. Afferra lo barone spada ed erbe, e vola cavallo fuori de Palermo. La bella baronessa de Carene se ne stava affacciata nello suo balcone, che abbeverava le rose e le fiore, con l'occhio in cielo, malamente all'amore. Gine. Vede venire una cavalleria. Chi so io mi pace, scaveni bimbi. Tutto vestuto alla cavallerizza. Chi so io mi pace, che mi vengono ammazza. Signore padre, che vede stavo a fare? Signora figlia, vi venne a ammazzare. Allo primo corpo, la donna, carino.
all'appresso corpo, la donna moreo. Nu corpo ha lo core, nu corpo in già le rene, povera baronessa di Carino. L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e ferisce il cuore. L'amore vero non picchia, non urla, non uccide. Io fui Don Cesare Lanza, gran signore di che se conciate. Fui uomo di grande possanza, ca regnava la mia volontate. A sa terra io assai ci venia, ca pavilla le carte imbrogliavo, lo somele fu oro per mia, e tanta ricchezza ci guadagnavo. Ma le tempi oramai sono cangiate con la storia che tesse le fila. 4 secoli e chiù sono passati, siete giunti allo 23 2000. Una vita più conte e barona, e la legge io uguale per tutti. Chissà, è certo una vera fortuna che sono passati le tempi più brutti. Non cercate più sciarre né guerre, non facete le stesse sbagli. Non correte per mare e per terra e per puntare per come bersagli. A voi angi che voi siete a Mussomele, con lo cuore e affetto sincero. Un me calici, isa li cieli, e non brindisi limpido e vero. Un augurio di buona fortuna, alle nichi e pure alle ranni. E godetevi il sole e la luna, e campate fino a 100 anni. Bravi, complimenti. Bravi. Però ancora oggi, il delitto è avvolto nel mistero. Infatti, se il vero motivo fu l'adulterio, perché la donna fu uccisa dal padre e non dal marito? La storia ha affascinato i cantori popolari, e nella cornice della natura siciliana, a tratti solare e scintillante, a tratti cupa e notturna, si muovono i personaggi dell'amaro caso della baronessa di Carini. Piange, Siracusa. A Carini c'è lo lutto, tranne il caso. Attorno allo castello di Carini ci passa e spassa non bieggio cavaliere. L'uvernagallo di sangue gentile, che della gioventù l'onore te. Amore, che mi tene a tuo comando, onne mi porti tu c'è amore. La media città, padre di Vangelo, anima senza vesti e senza velo. La media città di Seratini, povera baronessa di Carini. Ora per lo chiaro gira un cavaliere, capo un cavallo che vola senza. Ora, de notte, con un mandolero, sentete la sua voce a lui ardere. Vuole scansare l'amore sul panne, e a tutte queste premure non la risponde. Dritto, dove c'è la campana? La luce di potente fiamma, la barbussa, e tutte si confonde. Ci dice la ragione, lascia stare, ma un cuore non si può comandare, ma la ragione ave poco valore. Sopra ogni cosa domina l'amore. Lo mondo è fatto di mediose ingrate, e lo fatto ce lo contano allo padre. Afferra lo barone spada ed erbe, e vola cavallo fuori de Palermo. La bella baronessa de Carene si stava affacciata nello suo balcone, che abbeverava le rose e le fiore, con l'occhio in cielo, malamente all'amore. Gine. Vede venire una cavalleria. Chi so io mi pace, scaveni bimbi. Tutto vestuto alla cavallerizza. Chi so io mi pace, che mi vengono ammazza. Signore padre, che vede stavo a fare? Signora figlia, vi venne a ammazzare. Allo primo corpo, la donna careo. All'appresso corpo, la donna moreo. No corpo allo core, no corpo in già le rene, povera baronessa di Carini. L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e ferisce il cuore. L'amore vero non picchia, non urla, non uccide. Io fui Don Cesare Lanza, gran signore di che se conciate. Fui uomo di grande possanza, ca regnava la mia volontate. A sa terra io assai ci venia, ca pavilla le carte imbrogliavo, lo somele fu oro per mia, e tanta ricchezza ci guadagnavo. Ma le tempi oramai sono cangiate con la storia che tesse le fila. 4 secoli e chiù sono passati, siete giunti allo 23 2000.
una vita è più conte e barona, e la legge è uguale per tutti. Chissà, è certo una vera fortuna, caso passate le tempi più brutti. Non cercate più sciarre né guerre, non facete le stesse sbagli. Non correte per mare e per terra e per puntare per buon bersagli. A buonge, caoi siete a mussomele, con lo cuore e affetto sincero. Ume calici, risali cieli, e non brindisi limpido e vero. Un augurio di buona fortuna, alle nichi e pure alle ranni. E godetevi il sole e la luna, e campate fino a 100 anni. Bravi, complimenti. Vi ringraziamo per questo augurio di Natale particolare.